Lo so che state pensando che qui ci vorrebbe una bella birra, ma peccato che sono astemio. Però facciamoci questi bei taralloni napoletani. Ok, tostiamo per 4-5 minuti 150 grammi di mandorle. Appena iniziano a spaccarsi un pochino, a diventare un pochino scurette all'esterno, le mettiamo da parte a raffreddare. Sciogliamo 15 grammi di lievito in 150 ml di acqua. E adesso andiamo a frantumare le mandorle tostate. Potete usare anche un coltello, non usate assolutamente il frullatore, altrimenti queste mandorle diventano pangrattato. Devono essere così, vedete, grossolanamente. Facciamo la classica fontanina con questi 500 grammi di farina manitoba o utilizzare, ma potete utilizzare anche tranquillamente una farina semplice di media forza. Aggiungiamo le mandorle, il pepe. Ovviamente qui ho utilizzato 6 grammi di pepe, poiché questo pepe non è molto piccante. Poi la ricetta originale prevede la sugna. Ovviamente la sugna io non l'ho trovata e ho utilizzato lo strutto, che è la stessa cosa. Prendiamo 200 grammi di strutto, mettiamo anche, aggiungiamo un cucchiaino di miele e iniziamo a fare l'impasto aggiungendo man mano, a poco alla volta, l'acqua. Perché faccio questa operazione? Perché altrimenti il pepe annerisce troppo l'impasto e dopo diventano troppo scuri. Aggiungiamo pian piano tutta l'acqua senza sporcarci le manine. Questo è un impasto che non ha bisogno di molta lavorazione, è un impasto semplicissimo che i fornai all'epoca, nella fine del 700, con l'avanzo dell'impasto che avanzava del pane, inventarono questi taralli, sugna e pepe, fatti solo con sugna e pepe. Poi all'inizio dell'Ottocento iniziarono a introdurre le mandorle. Bene, a finitura impasto, come avete visto da video, ho inserito il sale, proprio per ultimo, poiché sale e lievito non vanno d'accordo. Ok, facciamo riposare per 30 minuti sotto una ciotolina, capovolta. Facciamo due filoni, adesso vi faccio vedere il metodo classico del tarallo napoletano. Vengono fatti due filoni da 40 grammi cada uno e vengono attorcigliati come una corda per poi fare questa bella coroncina di corda. Prendiamo le mandorle dalla parte della punta e andiamo a inserirle, 3 massimo 4 mandorle, negli incavi di questa corda che abbiamo fatto. Stringiamo un pochino di impasto attorno a queste mandorle, altrimenti dopo cotte queste mandorle cadranno e noi non le vogliamo far cadere. Ed ecco qui, questo è il classico tarallo napoletano. E adesso vi faccio vedere un altro metodo: con un solo filone da 40-50 grammi lo andiamo a torcigliare su di esso, facendo sempre la classica corda. Usciranno anche più piccoli e ne usciranno anche di più, perché con il metodo classico ne usciranno giusti 13. E questi qui sono quelli là che ho fatto io. Con il metodo classico ne usciranno giusto 13. Invece con l'altro metodo, usando solo un filone d'impasto, ne usciranno 22-24 tarallini. Bene, mettiamo a lievitare per un paio d'ore, un'ora e mezza, un paio d'ore, con forno preriscaldato a 50 gradi, poi spegniamo, li cacciamo fuori dal forno, accendiamo a 200 gradi statici per i primi 20 minuti. Dopo 20 minuti abbassiamo a 180 e cuociamo per altri 25 minuti, e dopo 25 minuti li andiamo a toccare, vediamo che sono belli duretti, e li mettiamo a raffreddare. E nel frattempo quella che avevamo sotto, quegli altri 4 che avevamo sotto la teglia di sotto, devono cuocere per altri 10 minuti. Li spostiamo un pochino più sotto la griglia e li facciamo cuocere per altri 10 minuti. Appena li tocchiamo che sono duretti, e guardate qui che spettacolo, ragazzi, lo zio vi abbraccia tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.